Dovevo fare una lezione sulla laicità, proprio perché mi aveva colpito la frase molto sbagliata del contrasto fra laici e cattolici, che è una frase che contiene un errore, un inganno concettuale. La stragrande maggioranza dei laici sono cattolici. Alle origini del laicato c'è quella fase bellissima della nostra storia in cui la cultura si sposta dalle campagne alle città, dai monasteri alle università. La nascita di un'altra agenzia che può fornire personale intellettuale crea un inevitabile conflitto, perché la cultura è uno strumento del potere. E quelli, i protagonisti di questo scontro sono stati Abelardo e Bernardo. Abelardo che rappresenta l'università, la ricerca, e dall'altro lato Bernardo che rappresenta l'autorevolezza della fede. Ho letto che hanno definito il libro un medioevo in salsa vetero-marxista. Vetero lo sono, perché a 64 anni sono vecchio. Marxista lo sono sempre stato, e penso che non ci sia nulla di male a continuare ad esserlo. Mi dispiace che una lettura frettolosa del libro e anche una lettura frettolosa di internet abbia voluto dare un giudizio di questo genere, che è quasi un riflesso condizionato per chi difende le posizioni clericali. Il mio rapporto con la Chiesa è quello che in un certo punto dice il mio personaggio Pireneo nella storia. La Chiesa, nel momento in cui, che rappresenta la comunità dei credenti e dei fedeli per perpetuare il messaggio di Cristo e del Vangelo, è qualcosa di sublime. La Chiesa invece è intesa come la ricchezza dei papi, il lusso sfrenato, le guerre fatte in nome della religione, è uno degli strumenti del potere, e come tale si regge sul falso e giustamente deve essere criticato.